Abbiamo iniziato una settimana, c'è cioè una manutenzione del verde dell'intera villa, preceduta anche dalla pulizia delle caditoie che non si facevano penso da almeno un decennio, e questa attività la sta svolgendo Napoli Servizi. Stamattina stiamo facendo le prove per quanto riguarda l'impiego della spazzatrice per rimuovere, diciamo, per pulire tutto il percorso, e stiamo valutando anche che tipo di intervento fare. Alla spazzolatrice poi seguirà anche la lavastrade, per dare, diciamo, più decore, anche una migliore fruibilità ai cittadini. Sono cominciate nella villa comunale di Napoli le operazioni che riguardano la pulizia delle caditoie ed altri interventi di manutenzione del verde orizzontale. Oltre al lavoro manuale e all'impiego tecnico di risorse di ASIA, Azienda Speciale Acqua Bene Comune, Area Verde e Napoli Servizi, tra i mezzi utilizzati sono stati impiegati spazzatrici e lavastrade, con un impegno che si protrarrà quotidianamente per un'altra settimana. L'intervento di ABC comprenderà anche la sostituzione delle 19 elettrovalvole dell'impianto di irrigazione, che ad oggi non sono funzionanti. Questo è quello che dobbiamo fare d'ora in poi: ripristinare la villa, dare, diciamo, un'immagine di decoro, in attesa, ecco, che parte il progetto di riqualificazione, previsto, attraverso un finanziamento di 2 milioni di euro. Il progetto per la villa, appena sarà pronto, penso che il sindaco, ecco, farà una conferenza stampa, lo presenterà alla comunità. Ma questa amministrazione sta dando un forte impulso per quanto riguarda, diciamo, il verde, ma anche, diciamo, le altre attività. Penso che sia un dovere da parte nostra, ma chiedo anche una maggiore collaborazione e sinergia da parte dei cittadini.